La nostra missione è di raggiungere la cima del Monte Corona e fermare il Team Galassia. Ora, controlliamo nella borsa di avere abbastanza roba per combattere, ovviamente no. Ci serve qualche rivitalizzante in più, un po' di pozioni. Ultra pulsa come si bene? Sì, però ci servirebbero anche le Velox, quelle interessate, ce le abbiamo. Dov'è l'oggetto qui? Perché non gli mette gli ultimi? Tu, prenditi la lastra pugno, Rio. Lastra tetra, ma tanto lui c'ha già quell'altra. Zinco, zinco, nero pietra. Ma capiamo. Per numero, perché a me piace l'ordine. Ok, vabbè, qui. Ok, cos'è l'oggetto nuovo che abbiamo? Ah, l'abbiamo vecchio. Oh, ok, allora dobbiamo comprare un po' di roba. Vediamo un attimo, c'è qualcosa. Salve. Precomprare. Le Ultra Ball ne abbiamo abbastanza. Minor Ball. Aspetta. Come siamo messi? Siamo a livello 48. Gaga dovrebbe essere al 50. Quindi Rio, ciao re. Vediamo chi ha. Minor Ball ce l'abbiamo in realtà. Ultra Ball per senso di completezza ne prendiamo. Ok. Abbiamo pozione max, che se anche non le usiamo ora. Quarantina, sì. Vitalizzante perché non ho voglia di. Servire le pozioni, va bene, sulle cose queste le abbiamo, le minor ball sono anche troppe, tanto non le uso, le mega uccisore, ma io qualche repelle ne puoi, le abbiamo due, ci basta ancora 7, perfetto. Il repellente ne prendiamo una decina, è il decimo Pokémon selvatico che ci rompe le palle. La usiamo, che è la cosa migliore da fare. Poi, situazione. Abbiamo loro. Perfetto. Andiamo. Forse ci vorrà delle Velox Ball? No, ma tanto la Velox Ball ci serve la prima, quindi anche una ce ne bastava avanzata. Le Timer Ball non abbiamo. Potrebbero essere utili contro la signorina laggiù. Allora. Sì, ma i Morito dovrebbero venderle se non sbaglio le Timer Ball. Diciamo di sì. No, no. Questi controlli col joystick fanno schifo. Più lo gioco, più lo vedo. Lei ha le palle. Eccola qua. Prendiamo 10. Velox Ball 10, Scuro Ball. Scuro Ball, prendiamo le altre due, va. Però scusa, prendere altre 10 perché così. Timer Ball. Di nuovo 10, sì. Arrivederci. Quindi.
torniamo di qua. Dovremmo aver fatto la giusta preparazione. Ok, sì, dai. Ecco, joystick sempre sul pezzo. Allora, dobbiamo affrontare di nuovo questo pezzettino di cacca. Il cavolo è la pagina con le mosse. La 20. Ah, vabbè. Ok, ci manca la cascata, ma va bene così. Su. C'è il pericolo di cadere, hanno fatto malissimo questa parte. Ok, continuiamo di qua. Questa la prendiamo. È il momento di perdersi. Vai, già dei vivi. Perfetto, quella di fuga è sempre utile. Ok, qua c'è un'uscita che sarà quella di là, quindi a noi non importa. Esatto, dobbiamo passare di là, di là. Su, dobbiamo andare. Prendiamo frana, che a noi ci piace. Poi prendiamo quest'altro. E ti pareva. Noi ovviamente abbiamo messo davanti lui, ma... ce lo seccano in 3 secondi, se non lo tiro. Ok, vedi qua, questo. Salve Mashuk. Se qualcuno sarebbe meglio affrontarlo, giusto per salire un po' di livello. Non tanto loro, lui quanto Riolu, però. Però non iniziamo, che non... che mattina per tutti, per favore.
c'è niente lì. Ok, direi di qua, così non ci dovremo prendere tipo due oggetti. Ecco qua. Niente. Ovviamente c'è roba, ma non ho voglia di usare lo scanner, quindi eccolo qua, si inizia con. Vabbè, non si gira per bene questo tizio. Ah, fonte di esperienza. E che esperienza? Incredibile. Sono quasi commosso. Vai, dai. Grandissimo. Guarda, non me lo fanno fare. Tu non puoi fare così, dai. Tu sei lei. Devo parlarci io, se no non mi vedono, sono un fantasma. Vediamo cosa hai tu oggi. Bronzo. In teoria con morso ti dovrei fare male, se no riporto. Tanto sono stupido, non me lo porterò mai, però. Infatti, morso. Complimenti, ora ci fa male? No. Potentissimo. Su, non ci pensare. È il freddo. Magari qui c'è un oggetto? Ovviamente no. Mentre ci sono bivi, trivi, c'è di tutto qui, tanto. Cioè, dove usare forza? Questi del cavolo. Andiamo, qui cosa c'è? Una grotta, là non ci possiamo andare perché non abbiamo cascata. E qui c'è un oggetto, quindi questo. Ovviamente dovremmo tornarci con cascata. Ci sarà il Regi, Ice? I Regi c'erano in questo gioco, non ricordo. Poi. Vediamo di qua cosa troviamo. Dai, non ti puoi incastrare così. Utile. C'è solo. C'è un'altra grotta. Qui continuo. Vabbè, abbandoniamo l'altro lato, non importa. Gastox.
Beh, direi uno scintilla stoppata. Infatti. Grande Messi. Quanta gente che sale di livello potentissimo. Non penso che lo userò mai, però semplicemente fra un po' la ricancelliamo come mossa. Astox può continuare ad esserci da Astox. Golbat è già meglio, Golbat. Per questo facciamo Scintilla. Perfetto, per non dover rifare tutta la strada, sbaglio tasto nel 2 più, salviamo. Oh no, mi ha visto, che peccato. Sì, bisogna affrontarli per forza. Lì. Sì, dobbiamo tornarci quando abbiamo cascata, intanto me ne scorderò. Probabilmente faremo fino alla vittoria della Lega. E. Boh. Istituzionale. Può aspettare le mie istruzioni, ma tanto quella la mossa è quella l'esplosione, sì, ovvio. Togli un quarto della vita, il maledetto. Ciao, bentornato. Facendo malissimo a questi Pokémon. Dai, guarda, guarda. Rio, credo in te. Puoi raggiungere. Allora, scendiamo di qua. Ovviamente. Guarda, sono tentato di farti del male, ma. Gentilissimo. Ma sì, dai. Infatti ora lo ritiriamo e mandiamo. Dario. Che volante gli fa male. Aie. Non mi ricordo a che livello è il parabaldeale. Starevia. Non parerà troppo. Credo in lui. E io credo nella. Uscite lì, grazie infinite. Siamo di nuovo di qua. Ah, lascio la grotta. Caramella rara ci piace.
affamata quel pezzo di... Che è continuo? Palesemente il continuo. Esploriamo un attimo a sinistra. Aia. Ciao, bellissimo. Ti catturo. Così non devo farti evolvere da tronchetto. Sono queste le cose importanti. Con la Velox Ball. Vai. Aia. Ora ci fa male. Va la neve, maledizione. Io proverei a fargli uno scintilla che è proprio efficace. Fortuna che era poco efficace. Io la mamma noi la teniamo. Dov'è? Ultra Ball. No, quello sicuro è il maledetto. Vabbè, uccidiamo. Basta. Torneremo. Fungo e lì c'è una grotta. Chissà cosa c'è in quella grotta. Un mini fungo c'è nella grotta. No, stiamo salendo. Ma allora di là cosa c'è? Che è sta storia? Come faccio a capire quando è il percorso giusto? Di qua cosa c'è? Beh niente, fin qui ci siamo. Poi c'è il muro. Forza, permette di spostare i massi, sì, fallo. Dai. Cos'è? Che c'è di qua? Sono molto confuso. Va bene. Ok. Possiamo andare avanti, grazie. Sì, hanno detto stare all'angolino. Chissà qualcuno ospitalo. Ciao.
una Velox Ball. Se falliamo, ce la vediamo. Semplice. Scusi, lei è stupida. Tre Dustox nel dubbio. Ah, Warpod. Non capisco perché non sono evoluti qui. Tipo, non ha senso. Ridicola questa scelta. C'è questo qui, no? Prendo fino al 36, che senso ha? Non capisco, cioè... Sono vecchi e... Hanno rapito dei piccoli... insetti, quelli che fanno gli insetti. Quelli che allevano gli insetti gli hanno fatto tutto. Tieni la parrucca azzurra, andate. È l'unica risposta, l'unica soluzione possibile. Vedi, già Krogan te è meglio, molto meglio. Facciamo un inverti. Ucciso. E ci mettiamo un altro perché noi gli finiamo i colpi a questo. Devo mettere Stario per ora, tanto... Teniamo lui. E se stanchi esplode, mi uccide il tizio. E un bel aeroassalto. Esatto, lo scoppio. Fame. Poi non mi dà neanche tanta esperienza. Questo ha già un team più vario rispetto a una farfalla e il suo bruco e il suo bozzolo. Poi grande, grandissimo. Ormai la stiamo facendo il giro. Poi a un certo punto saremo la fune di fuga perché a ritroso è lunga. C'è di qua. Chingling. Il suono mi ha fatto paura. Dovremmo averlo lui.
Infatti andiamo già. Scappato pericolo. Scusi. Stronzo. Vediamo cosa c'è dietro le rocce. E poi passiamo di là. Inizia a essere anche. Uscita di qua per salire il percorso che non abbiamo fatto prima. Qui c'è un oggetto realizzante, non male. Dai, non ti castrare. Quindi possiamo andare anche di là ora. Era la strada giusta, ma abbastanza sospettabile. Fammi vedere cosa hai in serbo per me. O in slovacco, dipende. Va bene, avanzo. Certo. Accettabile. Anche se sono abbastanza sicuro dovrebbe essere evoluto 38. In chat ditemi Bronzong a che livello si evolveva. Mi ricordo intorno al 30, ma non ne sono sicuro. Ok, 33. Dovrebbe essere già voluto. Se lo faceva evolvere anche questo. Questo è scontatissimo che doveva evolversi. Io ho molta paura per la Lega, perché probabilmente in Lega ne buscheremo tantissimo, siamo sottolivellati. Prima o poi. Banane. Anche quello è sospetto. Grandissimo. A questo punto. No, questo no. Io lo piazzo qui, tanto non lo eviti. Mi devo sorbire mezz'oretta di camminata. Bronzo, che si è sopra il 33. Cioè, mi ricordo su Rosso che Lance aveva i Dragonite sopra, cioè evoluti prima del previsto. Questi non evolvono. Hanno paura di diventare troppo forti? No, non capisco. Ma veramente non. Infatti. Troppa. Ma questo. Messi, tu sì che sai come farmi felice. Fatto brutto colpo super efficace su un Golbat. Vedendo che scherzando Rio ha fatto quasi. Fatto un sacco di livelli nel frattempo. Allora, so che manca poco. Quindi. L'equivalente ora non l'abbiamo usata alla fine, ma ci servirà per altre cose. Ordina. Già meglio, poi. Frana lo insegneremo qualcuno. Potrebbe esserci utile su alla Lega.
realtà avremmo da fare anche. Oh, ti fa vedere quanti ne ha. Bellissimo. Combattaggio veloce. Siamo quasi arrivati. Bravo Cinzo, bravo. Così si fa. Mi raccomando gente, se non lo fate, seguite Cinzo su Twitch. Bravo, spam. Perché poi se non sbaglio dovremmo dover affrontare le due tizie. Sì, lo so, Cinzano, ma io parlavo a quelli che guarderanno il video poi su YouTube di seguirti su Twitch, perché si può dire Twitch su YouTube. Comunque lo dicevo a loro, non a te. Sono stupido a quest'ora. E va bene così. Gente su Twitch, seguiteci su YouTube. Allora. Porca puttana, proprio alla fine, dai. Un Bronzong. Bello. Porca puttana, il 42, sei fortissimo tu. Proviamo con una velo. Come prima. Si fallisce e ce ne andiamo. Potremmo anche ucciderlo. Visto. Le minacce di morte funzionano sempre. Non fatelo caso. Non minacciate di morte. Mi dissocio. Era una battuta a Twitch. E YouTube. Ma sì, lo chiameremo. Bronzong. Ecco, la boiata era per il mio dissocio, per il mio dissocio o il boiata? Per questo nome? Due, ah, addirittura due, perfetto. Ho capito. Per sapere di cosa stiamo parlando, signori, venite su Twitch a vedere le live. Qualcosa di enorme, ma io ho ancora i pantaloni addosso. Allora, stanchi. Dobbiamo fargli abbastanza male con... Allora, che fai? Non fai scintilla su... Dustox? Boh, io di... Beccata chieda sempre Dustox, sì. Io sarei un... Oddio, forse non voglio usare Surf sul mio stesso
amichetto, quindi acqua di sale, sono stanchi. Bastardo. Maledetto. Sapeva. Male. Sì, dai, deve attivare scoppio, se no non è felice. Non aveva scoppio. Perché se non è messi a colpire, allora scoppio non esiste. Va bene. Morso su Glemiao, mentre noi usiamo un beccata su Dustox. E poi iniziamo un accanimento 2 contro 1. Glemiao non ha scoppio, no, non ha scoppio. È andata bene. 31, 10 livelli ha fatto. Non male. Sì, lo so, fa schifo. Lo so, è debole quel beccata. Infatti, probabilmente. Va morso. Anzi, sottocarica. Però Cinculla il prossimo no, non è debole all'elettricità, eh? Porca puttana, che palle però Dustox. Ben rompi coglioni. Meno male che ho sacrificato un beccata e un. Allora. Quello si becca un scintilla nel muso adesso. No, surf no. Vediamo bene i nostri fuochi. Una carato. Va bene. Va bene, Shinazo. Forse ci sono, forse no, vediamo un attimo. C'ho da regolarmi un attimo con lo studio. Però ok. Ok, sì, bene, bene. Sconfiggiamo tutti. Dei capi, figurati. Salviamo. Salve. Pedro è un cazzatissimo. Con quella testa molto. Sauron? Sauron con gli occhi azzurri? No, scherzo. Cazzatissimo. Lei è sicuro di quello che stiamo facendo, vero? Che è abbastanza pericolosa la situazione. Guarda, potrei aver da. Povero diavolo. Sì, ma lei deve stare molto calmo. Risalviamo perché non siamo mai sicure di queste cose. E procediamo. È andato da solo là in mezzo. Ma un due contro. Ah ah! Shinazo. Vediamo se questa volta sei utile. Bronzor e Bronzor. Ovviamente Munchlax. Perché? Ho capito perché hai perso prima. Munchlax vuol dire che avrà Snorlax quando ci sfiderà prima della Lega. Allora, quindi un bel morso su.
Al 41. Non evoluti. Immagina se era evoluto. O no? Schermo luce riflesso. Maledetto. No. Parte il difeso. Sono sopralivellato con questo. Ok, dai. No. Su di me ovviamente. Su di me. Io sono quello importante. Sono io la minaccia. Manco a farsi colpire da sorti raggio, bravo Maggio. Ma... Spark! Oh no? Allora, tolgo Bronzong. Ok. No. C'è veleno? Sì, c'è veleno. Che manda? Beh, anche più meno male. Pure Ugly. Quelli hanno loro mandato i loro preferiti. L'ultimo qual è, scusa? Ah, io ti farei un bel Invertibolt su Stuntman. Ok. Sei stupido. Io sto cercando di salvarti. Scusa, il lanciafiamme. Vai, smacciala, sono benissimo. Bravo. No, la da back. Veleno. Sta facendo malissimo. Approvaci. Dai. Bravo. Mettiamo qualcuno di ignorante che inonda tutto. E niente. Ma che schifo. E dai. Qui qualcuno ha finito specchio velo e tutto. Ops. Piedi puttana. Torna su. Non importa. Ammazzo tutti, non importa. Bene. Scemo. Anticipo. No. Vabbè. Vedi, almeno te la faccio. Ciao. Ci ho provato. Sei pronto. Me l'hai ucciso tu. Heracross. Lui è un Golbat. Lui è uno che fa male. Ah, il primo è pure Ugly, che la usa su di me perché terra, quindi roccia terra, quindi mi fa male. Ora, breccia, perché sono stronzi. Vabbè, Heracross, so che siamo più lenti. Però...
proprio non curante di niente. Era questo, sei stupido. Mi farà molto male. Un altro colpo. No, usalo su. È quello che ti meriti, Eragos. Io sono stronzo che sto inondando il mondo. Però. Possiamo far del male a Shironson, possiamo far del male ai Pokémon avversari e noi ci va bene. E guarda qua. Sì. Per favore. È una bella domanda. Attacco rapido può essere utile perché. Sto pensando a una mega tattica. Quella lega. Se lui è ridotto male gli facciamo un rimonta se siamo più veloci. Ma ne stiamo usando 22 a testa? Scusami. E io faccio acqua di sale, ma Weasel è più veloce. Mi ha fatto colpo coda. Quello che ti meriti, Luisa. Proprio tantissimo. Quindi l'avversario era Floatel. Staredia. Torterra. Ora Staraptor, non è uguale. Snorlax. Però non mi ricordo che altro avrà. Un Ponyta. Un Ponyta, un Rattash avrà. Quell'altro non mi ricordo, ma dobbiamo fare una via vittoria. Beh, non scappare, vigliacco. Sta succedendo cosa? Ma Diaghe, ma dai. Sta cazzando, mi cazza. Sublime la creazione di una nuova galassia, il mio nuovo mondo. E andiamo a menare il capo, va? No? Oh Uxie. Mespri. Measi. Sì, infatti. Niente, allora. E niente, uno si impegna, questi rompono le cose. Espressioni facciali. Ciao, bellissimo. Volevo salvare prima. Non voglio rifare la lotta con quelle due, per favore. Incazzatissimo. Senza sopraccigli sembrano sempre tutti incazzati. Golbat, ti prego. Ancora. Oh sì. È volante. Oh. Ciao. Ancora, è sempre stato carino, ma. Serve la nero pietra per far evolvere quell'altro, mi sembra. Poi parliamo di Scintillina. Bravissimo, bravo. Poi. Prossimo, eh? Continuiamo. Perché? Magari dossi acqua volante. Pronto.
Lei cosa fa? E che ha mangiato la batta? Ah, carina, carina, mi sta per uccidere. Ah, qui, qui qualcuno ha fallito. Prossimo. Webil. 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 Che è ghiaccio buio, tipo. Io provo continuo con lui, scusa. Lottiamo, bene. Webil. Io ero il dubbio. Scintillo. Figlio di puttana. Signori della chat, variamo un po'. Webil. Come gli facciamo male? Siamo cattivi, dai. Aspetta tipo mezzo minuto perché non possiamo stare qui tutto il giorno, però. Ok, è buio ghiaccio. Quindi con cosa gli facciamo male? Acciaio, lotta, roccia, fuoco. Ah, oh, vabbè, allora. Lui. Lui. Salve. Lotta per 4, sì, effettivamente è buio ghiaccio, però è comunque più veloce, quindi dobbiamo vedere un attimo. Ha rotto il cazzo però, Webil. E noi si riusa. Oh. Nice. No, perché? C'ho la banda? Ehi, hey, hey, stronzo. Porca, vabbè. Lei ha rotto il cazzo però con forza, signore. Signore, lei ha cagato cazzo. Posso salire, cioè veramente. Sì, ha fatto male. Fanculo. Ah, oh. Bravo. Cazzo, oh, bravissimi, guadagnate esperienza. Cambiamo, mettiamo lui. E finiamo tutto con uno scintilla, se va bene. Tanto qui siamo stronzi, quel Crobat. Sta zitto e muori, dai. Le istruzioni che vuole, io ci ha provato, figlia. Lo posso perdere per carica totale. Super pozione, la super. C'è un problema. C'è un problema forte, forte di principio. Ma di quelli pesi.
città più radiosa. Bah, lasciamo perdere. Un giorno diventerò una divinità e la perfezione sarà mia. E se ne va. Ora arrivano i due imbecillini. Sì, eccoli. Di Alger, signore del tempo. Ma oh. Su, vai. Vai, combatti un dio. Ma io. Signori, ma. Voi siete stronzi, ma di quelli forti, eh? Allora. Direi che un po' di iperpozioni non fa male a nessuno. Tipo così. Siamo potentissimi. Un bel salvataggio. Spero di vedere. Non so quanto ci metteremo, vediamo un po'. Doppio salvataggio perché così siamo sicuri. Allora, la nostra missione adesso è fargli del male senza ucciderlo. Quindi niente mosse di tipo lotta e terra. Se non sbaglio. Vialgagagagaga. Vabbè. Salve. Oh, bello, ignorante. Dovrebbe essere al 50, quindi no, non dovremmo fare neanche troppo male. Io userei. Vabbè, grazie di Alga. Io userei un morso. No, dovevamo usare la Velox Ball. Siamo stupidi. Questo ha fatto male. Beh, vabbè, usiamola subito, ma tanto no, ormai. Sì, infatti. Si doveva ricaricare, bene. Qual è quello che potrebbe paralizzarlo? Scintilla. Grande Messi. Scintilla. Dobbiamo paralizzarlo. Così lo rendiamo inabile. No, evita. Non ce l'abbiamo fatta. Messi sei onnipotente tu. Ultimo colpettino. È in rosso. Perfetto. Però col tempo ci distrugge adesso. Quindi mettiamo il nostro pinguino di fiducia e iniziamo a spammare Pokéball. Allora, inizierei con un Ultra Ball. È 47? No. Sono tentato di fargli Cannon Flash. Cannon Flash dovrebbe fargli tipo la metà. O beccata, beccata ancora meno. Questo farà male. Neanche troppo. Ok. Vai. No, non vuole entrare. Facciamo un tentativo con la Tiger Ball. Sarebbe il colmo perché io del tempo nella Tiger Ball. Ok. Usiamo questo momento per dare vita a lui. Possiamo fare. Questo deve farmi male. No, no. No. Ah. Mi ricordo nei vecchi giochi andai a combattere Dialga
con pochissime Pokéball e dovetti resettare un sacco di volte. Alla fine lo catturai con una Premier Ball, perché non avevo voglia di tornare tutto indietro nel monte, anche perché non ti fanno tornare indietro, ti fanno combattere. Quindi tu devi essere lì che con il poco che c'hai, quindi con tipo 10 Pokéball, 3 Ultra Ball, dovetti affrontarlo. E alla fine una Premier Ball riuscì a catturarlo. Non so come funziona la timer ball in realtà. Lo cerchiamo mentre. Vabbè. Mentre. Fra col tempo, quindi abbiamo tempo di curarci. Lui si deve ricaricare. Noi lanciamo un'altra timer ball. Volevo. Posso sapere cosa fa la timer ball? Level ball, esca ball, luna ball, love ball, peso ball, rapida. Gara. Premier. Is. Timer. Numero di turno. Allora, tasso di cattura e numero di turni passati in lotta più 10. Diviso 10. Non capisco. C'è un per 4, ok. Dà un per 4 dopo 30 turni nella terza e quarta generazione e dà un per 4 dopo 10 turni. Però nelle generazioni dopo. Ora c'è da capire se il tasso di coso l'hanno lasciato uguale alla vecchia. Bello la cerazione. Questa ultra bollone che tasso di cattura è 2 per in quello suo normale. Ma quanto ha di alga di tasso di cattura? Ok, catturato. Signori, Dialga è nostro. C'è da capire dove metterlo in squadra. Poi porca miseria, c'è ora? Pokémon Tempo. Sì, che gli diamo. Allora, come lo potremmo chiamare? Questo è un Pokémon che mi piace molto. E Lightning l'ha chiamato Barboncino. Quindi uniremo il fatto che è un barboncino a una cosa che mi piace molto come Barbon. Barbon, ok. Ci piace? Barbon. Verrà inviato al box del PC. Ovviamente è inviato al box del PC. Wow, non so come ha fatto. Beh, gli ho tirato una Pokéball. Come ho fatto? Gli ho tirato una Pokéball. Cioè, non è che ho fatto chissà che. No, non andiamo perché devo scendere quelle scale. Sono sicuro che c'era qualcosa di importante là sotto. Non scendiamo. Scusa, c'è qualcosa là dietro, me lo ricordo. C'era. Oh! Adamasfera. Quella che dai al signor Dialga. Mi teletrasportate voi fuori?
Vai a cagare. Mi teletrasportate voi? Andate a fanculo. Allora. Arenipoli. Quindi dobbiamo andare tipo. Stratopoli. Non si può usare qui. Stronzi. Guarda, ora c'è la vigliaccata. Minimo, che se usi la fune. Ti. Sbagliato. Se usi la fune non, ti, non esci di lì, eh. Fatevi i chiacchi. Bravissimi. Quindi, il nostro prossimo obiettivo è Arenipoli con l'ottava palestra.